quindi nel concludere segnalo i due prossimi appuntamenti, che sono uno a Barcellona nel prossimo autunno sul tema La donna, le donne in Dante. L'ipotesi da cui parte questa proposta è stata mia, l'ipotesi da cui parte questo progetto è che in Dante ci sia idea completamente nuova, sia della donna che le donne, sulla distinzione fra la donna e le donne, ho voluto segnalare, indicare registri livelli di riflessione, uno sul piano teorico, che cosa rappresenta la donna, le donne, il femminile in Dante, e un altro invece sul piano poetico-romanzesco, quali sono le figure femminili di Dante, a cominciare da Beatrice, ma poi tutte le altre. Quindi siamo da una parte su un piano filosofico-teorico, il pensiero di Dante sulla donna, dall'altra sul piano poetico-letterario, quali e come sono le figure femminili di Dante. Il convegno non è ancora, le date non sono ancora state precisate, definite. Abbiamo però già un certo numero di proposte. Io prestissimo vi manderò poi l'informazione più dettagliata. Poi nel 25 sì, ci sarà il convegno a Trento di cui ci ha parlato adesso Roberta. Che altro dire? Io sono molto contento di queste giornate, di questi incontri, sono stati molto produttivi, innanzitutto dal punto di vista delle cose che sono state dette, e poi degli scambi intellettuali, ma anche umani. È stato un incontro molto piacevole. Il seminario ha trovato qui, in questo ambiente, in questa sede, grazie a Carla, ha trovato un focolare, che ci riscalda e ci spinge a guardare con fiducia ed entusiasmo verso il futuro. Quindi grazie innanzitutto a Carla, a voi che siete qui presenti e a voi che avete partecipato da lontano.